Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi lavoriamo ancora sul 12.3.30, ma lo rendiamo un po' più difficile e sarà 12.4.30. Ma non perdiamoci in chiacchiere, saliamo sul tappeto e iniziamo il nostro workout. Andiamo! Pronti ragazzi? Accendiamo il tappeto e partiamo. Tappeto acceso. Allora, velocità 4, portiamola subito, 4, inclinazione 12, ok ragazzi, allora il 12.3.30 si trasforma in 12.4.30, abbiamo già fatto 12.3.30 e adesso facciamo 12.4.30. Sempre più difficile, vi assicuro ragazzi che non è semplice, ok? Perché dici sì, vabbè, comunque cammini, ma l'inclinazione è tanta e 30 minuti così, non lo so se ci riesco. Ok, bene ragazzi, qualche piccolo consiglio subito all'inizio dell'allenamento: iscrivetevi a questo canale perché sarò il re del tappeto. Adesso mi faccio pure la maglietta, the king of the tapis roulant, bella porca miseria, ok, e iscrivetevi al canale TL Fit e vi ricordo che ho anche un altro canale dove andiamo a mangiare e facciamo dei format interessanti, si chiama Cecco PT, iscrivetevi anche a quello, bravissimi, vi lascio il link qua sotto. Ok? Allora, vi ricordate niente di quello che vi ho detto quando facevamo questo workout o quello che vi ho detto nei tutorial? Mi giro un po' strano ragazzi perché mi fa male il collo. Bene, ve lo ripeto perché è giusto che vi ricordiate. Allora, non sono dritto, sono con il busto protratto verso l'avanti perché altrimenti si casca all'indietro, quindi bisogna sempre, quando si va in salita, portare il busto in avanti, ok? Vi potete anche tenere ragazzi senza nessun problema, l'importante è che non fate questo, perché così non va bene, ok? Quindi vi tenete o davanti o di lato, ma il busto sempre in avanti, ok ragazzi? Bene, 30 minuti non saranno corti. L'orologio è partito e vediamo dove ci porta il destino. Benissimo. Di cosa possiamo parlare? Vediamo un po'. Vado alla ricerca nella mia libreria di qualcosa da dirvi in questi 30 minuti. Certo che potete parlare anche voi, però parlo sempre io. Insomma, mica è giusto. Allora, dunque, ho girato un video l'altro giorno, e sempre sul 12.3.30, dove ragazzi mi è venuta in mente una cosa che io è meglio che, e vi assicuro che l'ho studiata la sera prima, per rendervi le cose un po' più difficili. Cioè, allora, 12.3.30 è inclinazione 12, velocità 3, per 30 minuti. Ho detto, ma perché per ogni tanto qualche sprazzo non invertiamo i numeri? Boh. I numeri inteso non il 30, perché il 30 sarebbe impossibile sia nella velocità che nella pendenza, ma invertiamo il 12 e il 3. Perfetto. Allora, sono partito con 5 minuti come adesso, quindi inclinazione 12, velocità 3. Poi dopo 5 minuti ho invertito le cose e ho fatto 2 minuti a inclinazione 3 e velocità 12. Cacchio ragazzi, non mi fosse mai venuto in mente. A step di 2 minuti, quindi 5 minuti, 3, 2, poi 5, poi 2, poi 5, poi 2, poi 5, poi 2 e poi gli ultimi 2 minuti del faticamento, 30 minuti esatti. Beh ragazzi, per mia sorpresa, non mia sorpresa perché l'avevo preannunciato mentre facevo il workout, abbiamo consumato 381 calorie,
Cacchio, perché i 2 minuti, ragazzi, che vi buttano sul battito cardiaco, porca miseria. Quindi vuol dire che, ascoltate bene, un'ora di quel tipo di workout, che non so fino a che punto si riesce a tenere, però un'ora sono, cavolo, quasi 800 calorie. E vi assicuro, ragazzi, che potete fare il workout che volete, ma in un'ora 800 calorie. Va dura, consumarle. Quindi è stato un allenamento veramente tosto. Adesso, non so se provare 12, anche il 12 3 mezzo 30, non lo so, ci penso, perché vi assicuro che quello scatto di 12 all'inclinazione 3, porca miseria, però dai, ma ci provo, voglio provarci, 12 3 mezzo 3, ma io non so come mi vengono in mente queste cose, però ci voglio provare, perché comunque ho visto che è un workout veramente tosto e si consumano un sacco di calorie. Però anche come quello di oggi, voi immaginate, adesso siamo a velocità 4 inclinazione 12. Pensate se dovessimo fare un cambio? No, non ci tengo. Quindi continuiamo per questa nostra mezz'ora così. E sono convinto che, insomma, però vi dimostrerò alla fine che un workout del genere, secondo me, porterà via un centinaio di calorie in meno rispetto al workout che vi dicevo adesso, ma forse anche qualcosina di più, cioè nel senso qualcosina di meno, cioè secondo me più di 100 calorie in meno vengono fuori. E niente, questa è una di quelle cose che vi volevo dire. Poi cosa vi voglio dire? Vabbè, dai, parliamo un po', tanto siamo qua, non sappiamo che cosa fare. Parliamo di Donato. Ci state? Conoscete Donato? Sì? Ok. Con Mollica o senza? Conoscete? Ok. Sono andato la settimana scorsa, il weekend scorso, ho fatto venerdì, sabato e domenica a Napoli per fare un Napoli food porn. Ok? Sto già mettendo dei video e anche su TikTok. TikTok mi è esplosa completamente. Mi sono andati 10 video virali. Tutti riguardanti il cibo, ragazzi, ma attenzione, non il cibo, le challenge o la buffata, perché non mi piace fare una cosa del genere, in più comunque non fa bene. Ma diciamo, assaporare delle cose particolari. Allora mi hanno preso in giro su TikTok perché dicevo Augustitiel, perché siamo andati a mangiare Augustitiel, che Augustitiel è un panino. Io lo chiamo panino, un sandwich, non lo so come lo volete chiamare, perché mi criticano anche di questo. Comunque è un panino grosso, tagliato nel mezzo, non a metà, nel mezzo, e poi portate via la mollica dentro. Ma non è solo questo il bello, a parte il pane che era fuori di testa. Ma cosa ci ha messo dentro? Polpette fritte, peperoni, scamorza di Sorrento, è una roba! È stato da Cusitiello, è stato da Panuossé, che è un altro che invece taglia i panini nel mezzo. Io ho provato salsiccia Friarelli e provala sempre. Poi una volta riempito mette il panino dentro il forno della pizza, quindi viene fuori caldo con tutta la mostra, ma una roba. E poi abbiamo fatto sfogliatelle da tutte le parti, abbiamo fatto street food, cioè i pranzi in mezzo alla via praticamente, no? In mezzo alla strada. E mi sono mangiato una carbonara, insomma, è venuto fuori un weekend strepitoso. Poi siamo andati da questo Donato, poi siamo andati dai Monti Lattari, e poi le friggitorie che ho fatto, pesta fritta da Gennaro, sfogliatelle da Atanasio. Ma guardate, ragazzi, ho effettivamente mangiato poco, ma tante volte, quindi alla fine ho mangiato molto. Però è stato un weekend strepitoso. Napoli mi piace da morire, non ho, molte volte si ha questa, Napoli stai attento, oddio, per carità, mica dico che non sia una città pericolosa, ma io ho più paura di andare a Milano che a Napoli, per farvi, o a Roma, perché è questo, perché comunque Napoli ormai è presa come città dove ammazzano, sì, ma si ammazzano tra di loro, non è che ammazzano te. Stessa cosa invece magari a Milano, chiappano uno in mezzo alla strada,
Adesso sto scherzando, era così per dire. Però comunque sono stato veramente bene. Gente, dire ospitale è dir poco. E veramente, tutti molto ospitali. Ho dormito in un bed and breakfast in via Toledo, è stato strepitosissimo. Anzi, lo ringrazio. Alessandro, non so se mi segui, però se mi segui, sono stato da Dio. Mangiato male soltanto una volta, che sono andato sabato sera a mangiare in un posto che ovviamente non faccio il nome, ci mancherebbe altro, e dove il pesce non era granché, stranamente, però vabbè, ci sta, amen. E comunque poi sono passato dalla pizzeria da Matteo, ma ne ho fatti, ragazzi, ne ho fatti veramente tanti, tantissimi. E abbiamo finalmente trovato il posto dove si beve lo spritz a 1 euro, e abbiamo bevuto il nostro spritz a 1 euro. Veramente un posto eccezionale, eccezionale. Ringrazio tutti i napoletani perché veramente mi avete fatto sentire a casa. Quindi il primo Napoli Food Porn è andato. Adesso voglio vedere quando farò il Milano e Roma Food Porn, il Bologna Food Porn, ma il prossimo, ragazzi, sapete dov'è? Ve lo dico. Io intendo fare Bari Food Porn perché vado giù a Pasqua. E voglio fare un Bari Food Porn. Però c'è una cosa che non capisco, e qui ve la dico. Stiamo facendo due parole, ragazzi. Nel frattempo io sono quasi morto a parlare. Siamo arrivati a 11 minuti e mezzo. C'è una cosa che non capisco. E perché bisogna fare questi workout? Questi, scusate, questi food porn, workout, se pensavo allenamento, soltanto nelle grandi città. Io non riesco a capire, questa è una cosa che non capisco e non capirò mai. Non lo so. Perché non si può fare, che ne so, a Rimini, sono di peso, a Rimini, adesso ho detto Rimini così per dire, boh, a Pescara, a Campobasso, non capisco. Cioè, è una cosa che non riesco, cioè, non ci sono lì trattorie. Oppure i camioncini da strada, oppure in Toscana, Siena, Pisa, ma che ne so, Firenze. Ah, Firenze sì, lo fanno. Perché tutti questi food blogger vanno nelle grandi città? Io non, è una roba che non riesco a capire. Io, per carità, sono andato a Napoli perché comunque volevo andare da Nonato, perché adesso è l'attrazione principale, eccetera. Però tutti sono a Milano, tutti a Milano, cavolo, tutti a Milano e Roma. Si mangia con 5 euro a Milano, quanto si mangia con 2 euro a Roma? Ma è una roba incredibile, e non riesco a capire perché. Ma ci saranno attenti, sicuramente è così perché magari sono grandi città, tu poi metti hashtag Roma, hashtag Firenze, Milano, eccetera, quindi comunque probabilmente andrà nel circolo delle persone, degli abitanti della grande città. Non so, è un pensiero mio perché ancora non sono così tanto esperto. Però io mi piacerebbe sinceramente uscire da questo ritmo. Ieri una signora mi ha scritto che sono il primo food blogger che non gli sto antipatico. Perché effettivamente io sono sincerissimo, io ne seguo qualcuno, ma una Madonna che faccia da beep, porca miseria, ragazzi. Cioè io lo faccio per divertimento, a me piace. Se poi domani viene fuori che guadagno 2 lire, per carità, va sempre bene. Però porca miseria, c'hanno delle facce da antipatici, si credono tutto loro, sono bravi tutto loro. Porco Giuda. Oh, ovviamente non faccio nomi, comunque io qualcuno ne seguo, basta andare a vedere chi è che si. Sto scherzando, è che sono tutti ragazzi, io voglio ritenermi superiore a loro per carità, ma io ho 48, ho quasi 50 anni. E il mio mestiere è fare il personal trainer, quindi ovviamente vedete il mio canale principale è comunque quello sullo sport, perché investo tanto, investo fatica, investo comunque tempo, porto via magari tempo a qualche cliente per investire per voi a casa, ma lo faccio molto volentieri, perché comunque mi piace la mia vita, la mia passione. Questi sono giustamente questi ragazzi sono ragazzini, vanno fuori, vanno all'estero, vanno qui, vanno là. E
E ovviamente gli seguono ragazzini. Io ho fatto il food porn a Napoli, ho guardato chi mi ha seguito, insomma sono dai 30 ai 50, ai 55 la maggior parte, e sono contento perché sinceramente io non vorrei arrivare a ragazzino, non mi interessa, anche se TikTok magari è seguito da ragazzini, mi piace arrivare a gente grande, perché comunque io sono grande e penso che questa sarà la forma giusta, magari ci vorrà un pochettino più tempo, però io voglio andare lì. Ero tentato anche a fare il TikTok sul tappeto. Probabilmente potrebbe venire fuori, non lo so. Adesso questo lo possiamo vedere, non ve lo so dire. Però in questo momento vado avanti così, mi va bene così. Voglio portare più contenuti possibili su TLFit, perché sono convinto di portare un beneficio a voi che siete a casa e che mi seguite. Spero che presto arrivi qualche collaborazione dove potrò offrirvi ovviamente qualche tipologia di prodotto buono e ottimo. Vi posso dire che cercherò di fare se mi arrivano ovviamente collaborazioni più importanti, più sane possibili. Quindi vediamo cosa viene fuori, insomma. Nel frattempo che vi ho fatto perdere questo tempo, siamo arrivati a 16 minuti. Mamma mia, ragazzi, è dura? Comunque io questo workout lo voglio mettere tra la media intensità, non nell'alta, non sicuro, perché comunque avete visto che ho parato un quarto d'ora senza comunque neanche faticare. Ma ci stava. Il prossimo faremo 4:30, sì, 4:30, anzi no, il prossimo vorrò fare quello che vi dicevo prima, porca miseria, ci provo, 12, 3:30, 30, ma invertito, vediamo se ci riesco. Siamo a 17 minuti intanto, ragazzi, mancano 13 minuti. E poi stamattina super caffè e poi ci alleniamo. Oggi dobbiamo fare bicipiti e tricipiti. Richiametto. È da poco che ho ricominciato ad allenarmi, ragazzi, con sta spalla ho avuto delle beghe incredibili. E adesso, insomma, piano piano sto ritornando fuori, piano piano. Dove andate stasera, ragazzi, che è sabato? Dai, su. Io stamattina, avendo consumato, spero, 500-600 calorie tra questo workout e l'allenamento, stasera pizzettina e dolcettino. Da noi c'è una gelateria del mio grande amico Luca, che però non posso prendere il gelato da lui perché alla sera alle 10 non lo consegna più, non fa il servizio consegna. Allora mi tocca prendere un'altra gelateria che è grandissima, c'ha 6-7 punti vendita qua da noi, non faccio nomi, finché non mi dai i soldi non faccio nomi. E però è bellissimo, ragazzi, strepitoso. Tu ordini il gelato, tutto, io sono un vecchio, io non lo sapevo, tutto online, porca miseria, massimo un quarto d'ora e ti porta il gelato a casa. Ah, cacchio, strepitoso, una roba incredibile. E via, quindi pizza e gelato. E vai, ci va, dai, ci vuole. E domattina vediamo un po' se quasi, domani che è domenica, quasi, una torrettina di corsa, quasi. Un'ora di corsa, ragazzi, neanche, e chi la fa a farla? Io. Bene, nel frattempo siamo quasi arrivati a 20 minuti. Io, ragazzi, mi tengo, ma non perché sono stanco, perché è talmente lento
che non riesco a tenere le mani così. Dai, vi parlo di qualcos'altro, dobbiamo passare gli ultimi 10 minuti. Allora, vediamo un po' di cosa vi posso parlare. Vi parlo sempre dell'altro mio canale? Ma no, dai. Allora, vi parlo un po' del mio lavoro, della mia palestra. Vi racconto la mia storia. Potete sentire? Dai, me la racconto. Allora, io ero in società con mio fratello. Questa è la prima puntata, ok? Ci state? Dai, facciamo questa cronostoria. Bene, allora io quando ero giovane, avevo una spiaggia con mio babbo e mia mamma e i miei fratelli. Ma ragazzi, quando ero giovane, io avevo 9 anni. E da quando avevo 9 anni a quando avevo 18 anni, abbiamo comprato una spiaggia, uno stabilimento balneare, ok? E quindi io tutte le estate andavo al mare, però considerate che da noi c'è, siamo appesi al Viale Trieste. E vanno tutti lì. Quella volta mio babbo, che aveva l'occhio lungo, ha comprato una spiaggia sottomonte, dove si chiama sottomonte, che era 2-3 km più distante, dove praticamente il mare arrivava alla ferrovia. Quindi cosa c'entra? Perché dietro il mare da noi passa la ferrovia, ok? Quindi lì c'era lo stabilimento attaccato alla ferrovia e il mare arrivava lì sotto, perché quella volta non c'erano le scogliere che avevano messo davanti. Però mio babbo sapeva, attenzione, noi andavamo al mare lì, è permesso, eh? Mio babbo sapeva che l'anno dopo avrebbero messo le scogliere. Quindi mio babbo, che ha la vista lunga, cosa fa? Chiede al bagnino, che era stanco, si chiamava Angelo, non me lo dimenticherò mai, pace l'anima tua Angelo. E praticamente Angelo voleva vendere perché era vecchio, era stanco. E mio babbo l'ha comprata. Ma ragazzi, quella volta si parla di milioni, ok? Non c'erano gli euro ancora, le lire c'erano. Ok, però mio babbo l'ha comprata perché? Perché sapeva, aveva avuto una soffiata, che l'anno dopo avrebbero messo gli scogli, mentre Angelo non lo sapeva. Quindi compra questo stabilimento balneare, l'anno dopo mettono gli scogli, boom, via, gli scogli danno sabbia, ok? Perché il mare non arrivava più qua, ma gli scogli fermano l'avanzamento del mare, ok? Quindi anno dopo anno questa spiaggia prende valore, prende vigore, da 20, 20 ombrelloni siamo passati a 50, l'anno dopo ancora siamo passati a 100, poi 150, poi 200 e mi sembra che eravamo arrivati a 270-300 ombrelloni. Quindi ogni anno c'era un investimento, ok? Il problema di laggiù, ragazzi, quale è che il sabato e la domenica non si campava dalla gente che c'era, perché la gente arrivava fino a laggiù? Durante la settimana la gente non veniva, perché questo? Perché comunque le infrastrutture non erano fatte troppo bene e quindi si doveva passare per una strada statale per arrivare fino a lì. Ok? Adesso hanno fatto, tra lo stabilimento e il treno, hanno fatto la pista ciclabile, quindi hanno preso 5-6 metri di spazio per fare la pista ciclabile. Ok, benissimo. Quindi nel frattempo non c'era comunque questa pista ciclabile e la gente, invece di venire al mare laggiù, andava al mare, questo famoso Viale Trieste, okay? Dove andavano il 90% delle persone. E noi durante la settimana diciamo che lavoravamo poco e poi sabato e domenica facciamo il boom. Ma il boom, ragazzi, si parla di lavorare dalle 6 della mattina fino alle 11 di sera, sia sabato che la domenica. Cosa succedeva? Succedeva che la mia mammina: "Mamma, ti voglio bene", e gli è venuto in mente di aprire un ristorante lì, il primo ristorante negli stabilimenti balneari. E noi avevamo un amico nostro, Franco, che faceva il parrucchiere quella volta, ma gli piaceva scrivere, aveva qualche contatto con i giornali. E cosa ha fatto questo qui? Ha cominciato a scrivere. Quella volta, ragazzi, non c'erano nemmeno i telefonini, eh? Non c'era Facebook, non c'era YouTube, non c'era niente. Quindi l'unica via di pubblicità erano volantini, passaparola ovviamente, e giornali. E quindi questo ho cominciato a scrivere di questa spiaggia e di questa Gabriella, che era la mia mamma, infatti si chiamava Bagni Gabriella, che il sabato e la domenica, ma anche gli altri giorni, cucinava e faceva, ragazzi,
è incredibile, piatti semplici, penne all'arrabbiata, spaghetti alla carbonara, penne con ragù. Ok, quindi si parla di cose di una semplicità unica. Il problema è che mia mamma dava da mangiare in un weekend a 500-600 persone, che vi assicuro che non è poco, era diventata insomma un'impresa. Mia mamma era stanca, poverina. Mio babbo e i miei fratelli ci aiutavano, solo che ovviamente loro avevano la loro azienda, la loro attività, quindi il sabato e la domenica, invece di riposarsi, lavoravano. E non, insomma, era una vita un pochettino stressata. Detto ciò, andiamo avanti, andiamo avanti. Io nel frattempo cresco e mi piace questa cosa, vi voglio raccontare la mia vita. Bene, bene, ci sto. Da questo 12:4:30 racconterò la mia vita. Perfetto. Farò anche pubblicità. Ok. E stavo dicendo, nel frattempo cresco, divento bagnino di salvataggio, vado a fare il corso, imparo a guidare il moscone, imparo ad andare col windsurf, insomma divento bagnino, oltre che di spiaggia, di salvataggio a 16 anni, ok? Prima ovviamente un pochettino mi annoiavo perché ogni tanto portavo qualche mio amico che giocava con me, però ragazzi immaginate costringere un ragazzino di 9 anni a non andare al mare con gli amici, perché io ho cominciato ad andare al mare con gli amici a 20 anni. Quindi non era semplice anche per me vivere una situazione del genere. Insomma, fatto sta che inizio a fare il bagnino di spiaggia, il bagnino di salvataggio, nel frattempo cresco, divento snello, perché ragazzi voi non sapete, ma io quando avevo 15 anni ero grasso, ero grosso, grosso e grasso, però la crescita porta alto. Capello lungo, non come adesso, sto ciaffo che so, bel ragazzo insomma, fisicato, faceva bagno di spiaggia e di salvataggio, quindi insomma, ho cominciato le mie esperienze. E in più abbiamo avuto un bagnino una volta di spiaggia che mi aiutava, si chiama Claudio Ciaffoni, non me lo dimenticherò mai. Questo ragazzo è quello che mi ha svegliato. Ok, perché ovviamente ragazzi, senza nulla togliere, era un po' incantatello quando ero giovane. Adesso i ragazzi di 14 anni sono svegli come noi a 50 e noi invece eravamo un pochino incantatelli, ok? E quindi insomma niente, io ho cominciato a svegliarmi un pochettino, quindi andare con windsurf, conoscere qualche ragazzina, insomma dai, a fare le cosine che fanno oggi a 10 anni. Io le ho fatte 15, vabbè, non fa niente. Comunque, fatto sta, succede un episodio, vi racconto questo, poi chiudo, perché siamo a 28 minuti. Praticamente, ragazzi, cosa succede? Succede una volta che io comunque lavoravo tanto e facevo anche il bagnino di salvataggio per l'altra spiaggia, quella di fianco a noi, quindi coprivo due stabilimenti balneari e lavoravo tanto, dalla mattina alla sera. Sono un giorno stanco, molto stanco, preso da un po' di nervosismo. Mentre parlavo con delle persone, mi giro, inciampo in una ciotola di scusa, una ciotola, un portavaso di cemento. Quella volta mio babbo li aveva presi di cemento e mi sbrego tutta la gamba. Insomma, ho fatto sta, ragazzi, prendo, mi metto a piangere e vado via, fuggo. Avevo la motocicletta perché mio babbo mi aveva comprato la motocicletta e prendo e vado via. Ragazzi, sto via 2 giorni, mia madre è preoccupatissima. Dopodiché decidono di prendermi un aiuto per la spiaggia. Ecco che hanno preso Claudio, hanno preso quello, hanno preso quell'altro, capito? Quindi sono dovuto stare via 2 giorni e vi assicuro che non è stato bello. Non mi chiedete dove sono andato, che non me lo ricordo, però non sono tornato a dormire a casa da quanto ero stressato. E sono andato via con la motocicletta. Mia mamma, poverina, ha chiamato 200 ospedali. Bene, ragazzi, siamo a 29 minuti, qui mi fermo nel mio racconto. E ci vediamo alla prossima puntata. Andrò avanti nel racconto della mia vita. Comunque più o meno siamo arrivati a 16 anni. Ok? E ne mancano una 32-33. Va bene, ragazzi? Ok. Allora, torniamo a noi. Siamo a 29 minuti e 30 secondi. E
Quindi mancano gli ultimi 30 secondi. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Ci siamo quasi, ragazzi. 15 secondi ancora al termine del workout. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ok, ragazzi. Allenamento terminato. Siamo. Tre, due, uno, via, vai. Ok, ragazzi, workout terminato. Iscrivetevi a questo canale. Iscrivetevi perché se volete ascoltare il continuo della mia vita, lo farò nel prossimo allenamento. Ci siete, ragazzi? Alla prossima!